bella partita fra Real Vesuviana Dios e Argentinas Club, vince e convince 5-1 Real Vesuviana. Beppe, parto da te. Sicuramente una prestazione non soddisfacente quella dei tuoi ragazzi, squadra improvvisata, come dicevamo prima stai avendo delle difficoltà con la serietà dei tuoi compagni di squadra, quindi appunto non c'è continuità in questo, in questo progetto. Non c'è continuità, però prima di venire a giocare già i ritmi sono abbastanza, già gli animi sono abbastanza nervosi e penso che così non sarà da nessuna parte, anche perché la seconda sconfitta, due partite con due squadre diverse come al solito. Però va bene così, cerchiamo di continuare. Non abbandoniamo difficile. Per rispetto delle altre squadre, perché ovviamente per rispetto su soprattutto. Però così diventa difficile, veramente diventa difficilissimo. Manca solo l'ultima partita a questo punto, la strada è tutta in salita, però dai. Cerchiamo almeno di fare almeno gol, non punti, almeno di fare gol. Io ti faccio in bocca al lupo, sì. E complimenti. Bocca al lupo. Lino, ci siamo ripresi da questa sconfitta che avevate avuto la scorsa volta. Esattamente, che poi una squadra preparata e tosta come la vostra, quando ecco, prende quel tipo di batosta, rischia di andare giù. Non ci siamo demoralizzati settimana scorsa, ma non ci esaltiamo dopo una vittoria del genere. Dovevamo semplicemente riprendere. Vedi gli elementi della mia squadra, coloro che dovrebbero salvare le partite. Inquadra quando. Ma potevi pagare la sfogliatura, c'è cioè, Nauci e contabile, sono 8 euro. Che squadra di merda. Veramente. Grazie, cari. Che merda. Il giorno che ti ritiri è sempre troppo tardi. Dicevo, non ci siamo demoralizzati settimana scorsa e non ci saltiamo adesso. Venivamo comunque da un anno e mezzo di stop, dovevamo prendere confidenza col campo e tutto sommato ci siamo. Considerando che c'è Carginale a casa che settimana prossima torna, c'è Daniele Lungo. Anche perché settimana prossima affrontate il Napoli. Napoli è altra compagine di Agnano, una squadra molto molto forte, molto organizzata, ha preso i tre punti già contro di loro. Domani giocherà contro appunto quelli che hanno battuto voi, quindi vedremo come andrà a finire. Sicuramente la terza partita appunto sarà un out-out tra voi, sì, e Napoli. Prima o poi dobbiamo affrontare tutti, quindi chiunque senza, sia, paura. Senza paura. A cazzo duro. E sperando che tutti ci stanno ancora, perché non bloccherò mai una palla. Viva la palla sempre pago. Io in bocca al lupo e complimenti. Ragazzi.